Faccio a tutti ragazzi, qui a Calvo, bentornati in un nuovo video di Clash of Clans. Allora ragazzi, devo dire subito un paio di cosette. Come avete visto, il villaggio sta migliorando giorno dopo giorno. Allora, innanzitutto devo finire le miniature, sì, le miniature, le miniere e gli elisir. Ho già questi due, ma maxati al massimo questi quattro. Ho un elisir al 7, un elisir al 6, una miniera al 7 e un'altra miniera al 6. Ora, quello che mi manca da fare è... Intanto voglio portare subito il municipio in upgrade. E mentre il municipio va in upgrade, upare questi due. Per forza. Anche se ci metterò di più del solito, infatti non dovrei upgradarlo subito, ma forse dovrei aspettare ancora un pochetto, perché se no non ci vado con i tempi di durata, però perlomeno me lo levo subito. In teoria dovrei fare anche un po' di gemme. Allora ragazzi, voglio far vedere subito una piccola cosa. Io sono andato a 130 barbari livello 3, cioè al municipio al 5, non ce l'ho, ha fatto pure solo il 68%, sei pretty bad. Ragazzi, voglio far vedere subito una cosa, voglio far vedere che nel clan di Sharky, intanto ringrazio tutti i ragazzi che mi danno sempre le truppe, vi voglio far vedere cosa è successo. Io ero il 45esimo ed ho attaccato giustamente il loro 45esimo, ok? Però ecco, il loro 45esimo, e io non ho fatto 3 stelle, aveva... Ah, ma sai, io non lo posso vedere, devo andare a vedere per forza sulla... i risultati della guerra. Dove devo andare a vedere per la mappa? Dio santo. Io vorrei andare a vedere. Sono pretty bad, perché io vorrei andare a vedere? Vabbè, non posso, comunque volevo far vedere l'attacco che ho fatto in guerra, che è stato pretty bad, perché comunque quello aveva un municipio a livello 5, aveva tutte le mura a livello 5, aveva la torre dello stregone e le altre cose maxate un livello più al mio. Veramente non avevo le truppe e i mezzi necessari per fargli neanche una stella. E quindi purtroppo è andato un attacco un po' a puttane, però ragazzi, happen. Detto questo però ragazzi, direi subito di fare un attacco. Ho chiesto i domatori, ma siccome è notte credo che quasi nessuno me li darà. Direi di fare un attacco per arrivare a 150.000 ore e iniziare ad upgradare il municipio. Come avete visto, ho 469 gemme, quindi manca veramente, veramente poco, ragazzi. E dico poco per dire poco. Per il terzo costruttore, che ci sarà molto, ma molto utile. Ora, voglio trovare un villaggino che è abbastanza facile da espugnare, che dà abbastanza trofei, perché voglio salire anche i trofei. Ecco, questo è molto bello di villaggio, però non so se togliamo. Dovrei farcela molto facilmente con 80 barbari, se li splitto. Ecco, qua ne metto di più qua. Vediamo un po' dove vanno. Vai, sto penetrando. Mi devono entrare qua, mi devono entrare. Se mi entrano qua è fatta. Dai, levate. Perfetto, si sono spostati. Entrate là. Se tirano il mortaio, è fatta la cosa. Se tirano il mortaio, perfetto. Quelli non possono più essere attaccati dal mortaio. Mortaio è andato giù. Qui i barbari incominciano a predare. Comunque, ragazzi, i barbari sono veramente una forza della natura. L'oro che ci serviva l'abbiamo preso. Ora i trofei non so se li prenderemo. Comunque, questi sono attacchi soprattutto mirati per come si dice, per le risorse. Infatti, tutti i barbari molto economici. Niente da fare. Non abbiamo fatto nessuna stella. Abbiamo perso addirittura 18 stelle, però. Va bene così. Volevo prendere anche un po' di stelle, però ovviamente con quelle truppe non potevamo fare granché. Abbiamo preso 20.000 elisir e a noi ci va bene così. Allora, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Il calderone lo lascio qui finché non avrò abbastanza... come si dice? Finché appunto non mi servirà l'elisir, che poi lo rimuoverò e mi daranno in totale, che poi non so in realtà 75.000, ma so solo 50.000, perché 25.000 li paghi e te ne danno 75.000, quindi ne guadagni 50.000, ovvero 100.000 con due. Mancano 25 gemme. Allora, io sto pensando, innanzitutto adesso sto facendo i goblin, volendo potrei gemmarli adesso per farvi subito vedere un attacco. Perdo 12 gemme. No, non ve lo faccio, ve lo faccio vedere un'altra volta, attacco con tutti i goblin, mi riparo prima. Vi voglio far vedere un piccolo attacco che ho fatto, vediamo se è ancora salvato qui, perché mi pare molto 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 carino. Ah, ecco che devo fare, anche devo portare un municipio che ci offrirà veramente tante cose. Un altro accampamento e ci servirà, ragazzi, per delle truppe migliori. Soprattutto l'upgrade al laboratorio per poi fare le truppe maxate al 3, 3 giganti al 3 o al 2, ma non mi ricordo bene, ma è al 2, e da lì si incomincia a ragionare.
Un'altra miniera, un altro estrattore, quindi dovremmo riportare tutti questi wow. Cannone, una torre d'arciere, 25 mura, torre da stregone, fabbrica dell'incantesimo, bomba e trappola aerea. Perfetto. Maxiamo subito questo municipio. Vi voglio far vedere appunto questo attacco, che mi stava stanno anche abbastanza carino. Registro attacchi. A parte che poi ragazzi, il problema è disponibile con i domatori, cioè c'è poco da fare. Allora, vi faccio vedere questo. Questo attacco, di solito attacco sempre con spaccamuro e giganti, anche poi ce l'ho a livello 2, quindi i giganti li puoi fare a livello 3 quando fai partita avanti al bordo. Qui perché non ho creato un gigante? Ok, l'ho calato dopo. Ecco, vedete, qua gli ho spawnato qua dentro, volevo fare subito un mortaio che mi ha levato veramente tante risorse. Non sono riuscito purtroppo ad uccidere subito i goblin che mi hanno abbastanza danneggiato i giganti. Però non mi ricordo perché ho fatto così poco. Perché ho fatto solo 88%? È strana questa cosa, ho surrendato io, perché sennò mi si spiega. Ah no, il mortaio mi sta ammazzando tutti i barbari. Ecco perché. Questo è stato un peccato che il mortaio mi ha ammazzato tutti i barbari e i giganti l'abbiano lasciato fare quello che voleva. Sennò probabilmente avrei fatto un tristelle qua, infatti se andiamo un attimo a ammazzare. Ecco, il mortaio non muore più, infatti. Il mortaio rimane immortale, niente da fare. Comunque ragazzi, il prossimo episodio io sicuramente vi chiedo 500 like perché comunque questo episodio non è stato abbastanza, diciamo, bello, è giusto per farvi vedere come pian piano sto migliorando con il mio villaggio e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ora io, mentre porterò questo municipio, porterò un altro elisir al 7, sicuramente, e le mura al 4. E poi passeremo alla prossima ondata di cose. Lascerò gli elisir al 7, all'8 perché tanto poi rimaxerò man mano facendo all'ultimo. Tanto basta che ce ne sono due maxati per tutto il massimo livello che si può fare con il municipio, a me va benissimo. Comunque ragazzi, io spero che questo video di Clash of Clans vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, 500 like per il prossimo episodio ragazzi, mi raccomando. Oggi avete visto che non c'è stato il video dell'oro, ma c'è stato il video del One Up Box, quindi spero vi sia piaciuto. Un faccio a tutti ragazzi che è lupo. Ciao!